Guardo sempre con grande interesse queste immagini. Insomma, abbiamo raccontato in un bignamino di qualche minuto quello che è successo, no, in quegli anni. Ci sarebbero tante domande da fare. Andò, da dove partiamo? Forse partiamo dal presente, che è un presente, come dire, inquietante e modesto insieme. E partiamo da una sempre più diffusa riabilitazione di ciò che è stata la Repubblica dei partiti. Di fronte alla Repubblica dei non partiti, che sono inesistenti, deboli e più costosi dei partiti che c'erano. E magari arriviamo ai giorni nostri, perché ci troviamo tanti anni dopo con lo stesso problema di partiti che ricorrono a finanziamenti illeciti, dopo aver esibito nel corso dei 20 anni passati tante virtù, ostentato tanto rigore e spiegato che la politica sarebbe vissuta in modo diverso. Allora, circoscriviamo, perché se no, allora partiamo dal Movimento 5 Stelle. Sono quelli che dicono che se non c'eravate voi, cioè se non c'era Lothar Raffael tutto quello che c'è stato prima della Lothar Raffael, loro non sarebbero esistiti, perché poi anche quello che è successo dopo, diciamo, era come dire un allungamento di quella classe politica. Poi venne Berlusconi, insomma, il Movimento 5 Stelle è nato nelle ultime due legislature. Loro dicono: se non ci fosse stato quel periodo di Craxi, subito dopo il periodo di Berlusconi, il Movimento 5 Stelle non sarebbe esistito, perché la politica sarebbe stata diversa, quindi non ci sarebbe stato motivo di creare un partito che nascesse su altre basi, su altri argomenti. Beh, devo dire, vista la parabola presa dal Movimento 5 Stelle, se fosse vera quell'analisi, hanno sbagliato completamente la loro missione, perché un partito che si dimezza nel giro di 4-5 anni significa che non entriamo nella restiamo sul piano storico. Io credo che la fine della prima Repubblica è stata una fine dovuta certo a errori dei partiti che non sono riusciti per tempo a intercettare un'ansia di cambiamento. Bisognava fare le riforme di cui parlava Cossiga, era finita la guerra fredda, non c'era più la paura della minaccia comunista. Le imprese si sentivano liberate da una certa soggezione nei confronti del sistema dei partiti, imprese però che trovavano vantaggiosa la soggezione al sistema dei partiti, perché avevano sperimentato, un metodo di approvvigionamento delle commesse che era vantaggioso anche per loro. Era questo lo scenario. Bisognava a quel punto cambiare complessivamente sia il sistema politico sia anche il sistema delle relazioni sociali. Però l'errore che si è fatto è, di fronte a questa crisi, di realizzare una strumentale divisione dell'Italia politica tra buoni e cattivi. Qual è stato il risultato? Il risultato è stato che il Partito Comunista, che ha cavalcato l'onda gridando, inneggiando alla questione morale e spiegando che era totalmente estraneo a quel sistema, ha dovuto licenziare i propri dipendenti, ha dovuto vendere tutte le sedi. Come mai questo è avvenuto? Che cosa era venuto meno? Poi gli altri partiti si sono dissolti. Tutti. Si sono dissolti niente di quella prima Repubblica. Ma mi consenta di dire, lo stesso protagonista di quella vicenda, il procuratore Borrelli, non c'è più, ma pochi anni prima della sua scomparsa ha dichiarato: se io avessi saputo che la mia inchiesta e i miei collaboratori hanno messo in moto un processo che ha portato ai risultati che sono sotto gli occhi di tutti e prodotto questo paese, probabilmente non avrei fatto quell'inchiesta. Un'affermazione grave da due punti di vista. Un certo senso, primo perché attraverso questo tipo di spiegazione si dava ragione a coloro i quali dicevano le cose in Italia andavano corrette, il sistema dei partiti non era esemplare per virtù, però l'inchiesta non è stata fatta per addrizzare il sistema dei partiti, ma per determinare uno spostamento degli equilibri politici. La dichiarazione di Borrelli in un certo senso avvalorava questa lettura. L'altra osservazione che si può fare a proposito della dichiarazione fatta da Borrelli è che vi è stata,
anche nei palazzi di giustizia una ubriacatura generale. E io che è stata incoraggiata dalle forze politiche, quando penso che per esempio il Partito Comunista dà i post comunisti al collegio del Mugello, il collegio blindato a Di Pietro, io penso ma che c'entrava, no, che c'entrava con la storia però, di quel partito, che c'entrava con la storia della sinistra. Però siccome poi diciamo torno sempre alla premessa iniziale, quella della storia, no? Io alcuni parallelismi diciamo con il mondo moderno ci rivedo, forse forzatamente, però la presenza delle procure in la politica diciamo è sempre molto vicina, la questione della morale è sempre molto attuale, no? È all'ordine del giorno, c'è sempre qualcuno che si sveglia e fa il moralista in questo paese, certo. Nella classe politica ci sono professionisti della questione morale che hanno costruito delle fortune politiche anche personali con la questione morale. Però è un fatto che coloro i quali a quei tempi agitavano il cappio e volevano i processi sommari oggi lamentano il rischio che il cappio venga esibito nei loro confronti. Ci sono molte immagini, questa del cappio è una di quelle che rimarrà nella storia. Orazio, voi avete in questo libro approfondito anche alcune delle questioni, una che riguarda anche Andreotti con la P2, ma insomma avete affrontato alcuni aspetti della politica di Andò, socialista, ex ministro, come hai detto, era capogruppo ai tempi quando c'era Andreotti, no? del Partito Socialista, quindi insomma quando c'erano da dibattere, da litigare. Forti conflitti con Andreotti. Quindi, insomma, con buona pace di coloro che hanno spiegato che il CAF decideva su tutto, il CAF non è mai esistito. Almeno nelle forme in cui poi è stato propagandato. Orazio, io però prima di darti la parola devo fare una precisazione per i nostri telespettatori. Noi abbiamo invitato a questa trasmissione anche Claudio Martelli, no? Che è un'altra grande memoria storica del Partito Socialista. Avrebbe avuto piacere di essere con noi, però purtroppo in questa serata non era presente. Quindi noi, diciamo, siccome potrebbe essere una puntata molto interessante anche dal punto di vista del racconto, quindi noi la posticipiamo a data da destinarsi quando avremo la conferma di Claudio Martelli. Orazio, rientriamo nella trasmissione di oggi.